Arisa, il tuo settimo Sanremo, hai deciso di tornare in gara in un anno in cui il Covid condizionerà fortemente il festival, come mai? C'è la possibilità di ripartire, c'è la possibilità di reintegrare noi lavoratori dello spettacolo in un contesto sociale martoriato, ci siamo, questo è. Ci siamo e ci adeguiamo anche per far sì che tutti quanti capiscano che al di là delle restrizioni ci si deve adeguare, ma si deve andare avanti. Hai tirato fuori la carta Gigi D'Alessio che ti firma testo e musica. E, hai detto durante la presentazione che hai anche scritto con lui, quindi ti faccio due domande insieme. Hai scritto con lui napoletano. Come Ma nasce? non ho scritto con lui napoletano, no, non ho scritto da solo napoletano. Ah, ok, da sola, ok. Ma è nata questa cosa dalla conoscenza con Gigi o era una cosa tua che ti piaceva fare? Io ho sempre cantato in napoletano, mi piace molto la lingua, la trovo veramente l'asse della nostra cultura, della nostra storia. I napoletani sono stati sempre coloro che, tra virgolette, hanno avuto anche la verve di andare nel mondo e di mettere radici, no? Quindi i napoletani un po' tutti, però Napoli comunque, sai, noi veniamo conosciuti all'estero anche per la pizza napoletana, la pasta con le polpette è un po' una roba napoletana, cioè la cultura napoletana pregna il mondo, ecco. Il brano che di Sanremo che definisci liberatorio, no? Sì. Hai detto che lo senti molto tuo, quindi in questo senso ti chiedo, hai fatto pace con te stessa? Io sì, ho fatto pace con me stessa, ma poi ho fatto pace con me stessa, non so neanche se ci fosse tanto da litigare. In realtà, sai, quando noi a volte siamo veramente in conflitto con noi stessi perché ci troviamo anche in un ambiente ostile che ci mette troppo, troppo in discussione, anche sulle cose inutili. In realtà questo periodo storico è comunque molto, molto critico perché ci propone sempre di adesso un po' meno, in questo momento, almeno per quello che seguo io. Però ci propongono sempre dei modelli così raggiungibili che alla fine tu dici, ma è possibile che solo io sono un po' così? E con quella foto che hai postato in estate, appunto quello che stavi dicendo, la foto in bikini, in un certo senso hai aiutato tante ragazze che cercano di raggiungere questi modelli di perfezione che non esistono. Ti sei resa conto del messaggio che stavi mandando? Ma io l'ho fatto inconsciamente perché non ne potevo più di scendere in spiaggia e di preoccuparmi delle forme che si vedevano, che scendevano. Ho detto, senti, sai che c'è adesso, esorcizzo questa cosa. Perché ogni tanto mi capita di fare questi gesti estremi. Nel profondo io penso che le persone siano persone, che l'aspetto fisico non sia così fondamentale nell'accezione proprio della perfezione. Penso che una persona possa fare delle cose per sentirsi bello, per sentirsi a posto con se stesso, però che non per forza debba aderire a dei canoni estetici dettati dai media, dall'esterno. Penso che le persone, adesso dirò questa banalità, però penso che il corpo sia veramente, veramente un involucro, che bisogna amare tantissimo e prendersi cura di lui al 100% per essere più a posto con la coscienza che altro. Senti, quando hai letto tutte le regole del protocollo, tra le quali ce n'è anche una un po' che non nominiamo per scaramanzia, ti sei detta, ma chi me l'ha fatto fare di partecipare? No, No. no, no. No, no, io non vedo l'ora di cantare, io non vedo l'ora di cantare perché comunque è stato un anno difficile, diverso da in cui ho avuto abitudini completamente diverse dal passato. Io di solito d'estate sto sempre fuori a cantare, d'inverno pure, cioè comunque per me è parte integrante della mia vita. Quest'anno mi sono sentita quasi inutile. Quindi ripartire per me è molto importante e dare anche questo sintomo, non so, questo campanello di ripartenza che nonostante tutto noi ci siamo, anche perché c'è gente che per
per cui nonostante tutto è molto più grave rispetto a quello che vivremo noi. Noi siamo privilegiati, cara Maria, noi siamo molto privilegiati. Pensi che riaprire il teatro Ariston per Sanremo possa essere un segnale anche per gli altri teatri che sono chiusi da un anno? Io quest'anno, per esempio, sono andata anche al Festival di Venezia. Io ci sono andata, perché secondo me dobbiamo imparare, tra virgolette, a capire che questa cosa c'è, però non è che ci possiamo fermare. Dobbiamo cercare il modo per andare avanti, soprattutto il festival c'è da 71 anni. Se non ci fosse stato quest'anno sarebbe stata una grande sconfitta, secondo me. Potrebbe essere il megafono per il governo, quindi a far sì che il prossimo decreto permetta di riaprire teatri e cinema. Io penso che si possa fare, penso che comunque si possano, diciamo, però guarda, non so quali potrebbero essere veramente le misure di precauzione da prendere, però io penso che si possa fare, penso che ci potrebbero essere, dato che le università sono piene, ma anche le persone che non lavorano, insomma, sono tante, si potrebbero trovare dei ricercatori di strategie per la salvaguardia della salute nei confronti del Covid. Cioè, secondo me si potrebbero fare delle ricerche proprio ad hoc, perché comunque le epidemie ci sono state nella storia del mondo, quindi secondo me uno Stato, comunque il mondo intero dovrebbe sapere come, tra virgolette, muoversi. Farsi. Sì. Senti, apro il capitolo amici, no? Lo apro per un motivo. Tu hai rimandato al prossimo anno accademico la cantante che avevi con te, che seguivi, e secondo me è stato un gesto importante da parte tua, nel senso, nel tuo ruolo di prof lì ad Amici, di non illudere la ragazza in questo momento e di dire torna quando sarai più pronta. Questo non avviene sempre nei confronti dei ragazzi. Guarda, io di solito vengo accusata di essere troppo buona, ma non penso di esserlo, cioè, nel senso, vedo molto chiaramente quali sono le possibilità. E onestamente, secondo me, Elisabetta è una ragazza che ha un grandissimo potenziale comunicativo, però ha bisogno di farsi conoscere di più prima di entrare al serale, perché altrimenti avrebbe rischiato di andare fuori subito. Ecco. Senti, l'album di inediti che arriverà, visto che c'è un brano firmato da Gigi, ti piace il napoletano, ci sarà qualcosa con Gigi, un featuring, non per forza un brano scritto da lui? Ma vediamo. Vediamo. Ancora. Gigi sta facendo anche le sue cose, quindi bisogna infilarsi tra le sue cose e le mie. Secondo te, aver raggiunto il successo a 26 anni, quindi non eri più una ragazzina, ti ha aiutato a gestirlo meglio? Ma non l'ho gestito benissimo. Se devo essere Non eri preparata, non te l'aspettavi? Ma io, guarda, prima di fare il 2009, una settimana prima facevo l'estetista, cioè fino a una settimana prima. Non ti nego che vengo da una famiglia molto normale, molto umile, in un posto dove ci sono, su una strada dove c'è casa mia, casa di mia zia, casa dell'altra mia zia, dove ci siamo solo noi su tutta la strada. Quindi, onestamente, darmi un tono non è stato mai facile. Allora, certe volte me ne davo troppo, certe volte me ne davo poco. E la consapevolezza che in realtà posso essere anche quello che sono, semplicemente pur facendo questo lavoro, è arrivata un po' più tardi. Ma non perché prima non lo fossi, ma perché prima mi ponevo troppo il problema di come la gente mi voleva, perché quando sono arrivata a Sanremo nel 2009 tutti quanti si chiedevano: ci è o ci fa? Sì, la canzone ci piace, ma che canzone è? Cioè, la canzone andava in giro, però tutti quanti dicevano: sì, ma che canzone è? Ma questa canta, non canta, che è una macchietta. Quindi io, che non avevo le spalle forti, e poi comunque avevo una storia che è finita, che per me era molto molto importante, siamo partiti in due e poi mi sono ritrovata da sola. Ho avuto un po' di difficoltà a capire come volevo, chi ero io. Questo. E perché, e soprattutto, sai com'è? Ma perché proprio a me, capito? Perché proprio io, cioè io, che comunque da Pantano di Pignola
Non lo so, mi sono sentita sempre molto in dovere, sempre molto senso di colpa, sempre queste robe così. Oggi è Adesso. finito questo senso di colpa, l'abbiamo messo a tacere. C'è ancora, però lo canalizzo in un altro modo. Lo Bene, canalizzo se... nel senso che cioè, sono grata, sono propositiva, sono pacifica, sono comprensiva nei confronti degli altri, sono maturata, mi sento molto più materna. Torno al brano che porti in gara, è un brano che parla di un amore tossico, quindi tocca l'epidemia perché durante il lockdown sono esplosi i casi di violenza domestica. In generale, il brano parla del fatto che una persona quando non si riconosce più, non si piace più, quando dice a che serve una rosa quando è piena di spine? Io posso essere una rosa. Sì, io, la donna, la protagonista di questa canzone, si riferisce a se stessa, perché dice io che cosa, che ruolo ho come donna se non riesco a esercitare la mia femminilità con te? Non mi sento più donna, non mi sento più niente. Quindi razionalizzare il disagio e riuscire a venirne fuori. Un atto di libertà, perché comunque a me sembra che la vita sia infinita, ma in realtà il tempo è l'unica cosa che non possediamo. È proprio così, finito, finito, già andato, 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 andato. Quindi cercare di essere felici senza far male a nessuno, ma soprattutto senza far male a noi stessi, secondo me è la prima cosa che ci dobbiamo regalare, anche amarsi. Papa Giovanni Paolo II diceva: la felicità non è un diritto, ma è un dovere. Tu sei felice oggi? Ma sono tranquilla, io sono tranquilla. Diciamo che tengo me sotto controllo, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore no. L'amore per te stessa in primis. Sì, io sono tranquilla, guai che mi rompe le scatole, guarda, non sopporto la gente che mi rompe le scatole, la gente che mi fa arrabbiare non la sopporto. La tollero per un po', ma poi non la sopporto più. L'unico motivo per cui io in questo momento della mia vita, considerando che i 38, 35, dai 35 in poi, le persone che ci gravitano intorno poi sono quelle che tendono a rimanere, soprattutto noi siamo che siamo fuori sede, che non abbiamo la famiglia vicino. L'unica cosa che mi fa veramente pensare che un rapporto possa finire oggi per me e quando non mi fa stare tranquilla, quando mi metto in una situazione di disagio nei confronti di me stessa e dell'altra persona, non c'ho voglia. Chiuderei così, cosa ti aspetti da Sanremo? Ricominciare a cantare, portare alle persone una bella canzone, divertirmi, fare dei grandi assemblamenti nelle case, non so Visto se che sei stata tu. l'ultima donna a vincerlo, chiedevo se ti aspettavi qualcosa in più per Scaramanzia, non lo vuoi dire? Io non mi voglio aspettare niente, guarda tesoro, niente niente, voglio godermela al massimo, non vedo l'ora di salire sul palco, di sentire i suoni dell'orchestra che si intrecciano nelle mie orecchie e di godermela alla grande, perché veramente quando sei una voce, ma non perché mi voglio elevare, però io sono un interprete, quindi sono una voce, e quindi è una vocazione, un bisogno. Io quante volte, per esempio, d'estate, facciamo due o tre concerti di fila, magari io ho un po' di mal di testa, un po' di mal di schiena. Io dopo 5-6 minuti che ho iniziato a cantare, mi passa tutto, perché è proprio come fosse che sono un pesce nell'acqua e io sono una cantante sul palco, quindi è il mio habitat naturale, è dove si ristabiliscono tutte le mie energie, si appianano tutte le mie difficoltà. Quindi devo ritornare a farlo assolutamente, perché altrimenti che faccio? Faccio l'influencer. Quindi torniamo a Sanremo e ricominciamo a farlo. Ti faccio un grande in bocca al lupo per Sanremo prima di tutto e ti ringrazio. Grazie mille.